Manzoni realizza un falso con lo scopo di far credere che il romanzo che ha scritto racconta una storia vera. Sicuramente tutti i lettori, una volta visto il livello di bellezza raggiunto con I Promessi Sposi e il livello artistico raggiunto dal nostro scrittore, perdoneranno Manzoni per l'inganno ordito nell'introduzione ai Promessi Sposi. Tutta la storia è inventata, anche se vi sono dei personaggi realmente esistiti. Nei Promessi Sposi abbiamo un connubio di personaggi realmente esistiti e personaggi inventati di sana pianta dal nostro scrittore. Il documento che Manzoni dichiara di aver trovato è un falso e lo stesso Manzoni realizza il falso riprodotto nell'introduzione ai Promessi Sposi con lo scopo di convincere i lettori che la storia che si appresta a raccontare è una storia vera.